Allora, no, la prima cosa da dire è che questo lavoro lo abbiamo fatto in passato, l'abbiamo fatto per molti anni in collaborazione con l'Agenzia Umbria Ricerche. Quest'anno abbiamo avuto invece il piacere di collaborare con il Consiglio regionale e con il Servizio Studi e Valutazione delle Politiche. Si tratta di un lavoro che prevede, dal punto di vista del metodo, non l'utilizzo di dati che vengono da interviste, che come, tipo quelle dell'exit poll, che come avete visto non dicono il vero, non è colpa degli statistici, è che chi viene intervistato non dice più la verità da diverso tempo, per la verità questa volta forse meno del solito. Quindi chi fa analisi dei flussi a partire da interviste non ottiene risultati molto affidabili. Noi l'abbiamo invece fatte a partire da dati veri, dati ufficiali, per sezione elettorale e attraverso un metodo che, di inferenza, di un metodo statistico, di inferenza ecologica, come si dice, che è stato messo a punto dal professor Forcina, che è qui, e che dà risultati che noi riteniamo siano molto più affidabili. Tra l'altro è opinione nostra che questo metodo sia anche migliore di quello che viene usato dall'Istituto Cattaneo, che invece si basa su una metodologia analoga, ma certamente meno raffinata dal punto di vista statistico. L'altra cosa da dire è che di questo gruppo di lavoro che ha fatto, oltre al professor Forcina e al sottoscritto, ha fatto parte anche Nicola Falocci, che è qui accanto a me e che è del servizio studi appunto del Consiglio regionale, e che ha partecipato a vari aspetti di questo studio. Naturalmente dobbiamo anche ringraziare chi ci ha aiutato con i dati, che è fondamentale, e i comuni, 4 comuni che sono stati utilizzati per fare questa analisi: Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. Per alcuni di questi ci hanno messo a disposizione anche gli stradari, che sono importanti per poi fare alcune mappe che abbiamo visto prima, e poi per uno sviluppo della ricerca di questo studio che avverrà in seguito anche in collaborazione con il Politecnico di Torino, che prevede il collegamento tra i risultati elettorali e le variabili sociodemografiche che sono rilevate attraverso il censimento della popolazione. Questa è una novità che però dobbiamo ancora sviluppare. Questa è la premessa. Allora, qui adesso io vi presento una serie di tabelle. La prima è questa con Nicola, benvenuto. Eccolo qua. Grazie mille. La prima ci darà il quadro generale dei flussi dalle politiche, col confronto omogeneo. L'unico confronto omogeneo è quello con le politiche del 2013. E da quello ricaveremo il quadro generale di che cosa è avvenuto, dei flussi che sono avvenuti. I flussi è evidente che cercano di svelare il comportamento degli elettori. Quando confrontiamo le elezioni da una tornata all'altra vediamo le differenze, ma non sappiamo chi le ha determinate, non sappiamo gli elettori di quali partiti hanno determinato i risultati. Con i flussi invece è proprio questo quello che facciamo, cerchiamo di svelare il comportamento elettorale di gruppi di popolazione. E poi vedremo però anche delle analisi dove incrociamo i dati del 2018 della Camera con altre elezioni che non sono invece del tutto omogenee, per esempio col Senato, dove non votano ovviamente i giovani da 18 a 25 anni, e ci servirà esclusivamente a questo, in realtà solo a questo, a capire come hanno votato i giovanissimi da 18 a 25 anni. E poi faremo dei confronti anche con le europee del 2014, e questo ci servirà soprattutto a capire come hanno votato i tantissimi che in quelle elezioni non avevano partecipato al voto, nel senso che non si erano presentati ai seggi o avevano votato scheda bianca o nulla. Per noi il non voto è l'insieme di tutto questo: non presentarsi o votare scheda bianca o nulla. Erano moltissimi quelli che non avevano votato le elezioni europee,
del 2014 e che sono tornati a votare in questa occasione. Come si sono comportati? Altra cosa rilevante è il confronto che deriva invece questo dal confronto con le elezioni regionali del 2015, dove il numero di elettori che non erano andati a votare e che sono tornati al voto in questa occasione è ancora maggiore, molto maggiore, circa 150.000 persone. E quindi anche qui si tratta di capire come si sono orientati. Questo è quello che dobbiamo vedere rapidamente. Allora, i primi dati li vedete qui, questa è la prima tabella, quella generale, dalla Camera del 2013 alla Camera del 2018. Che cosa si vede? Inizierei dalla colonna verde lì, quella dei flussi che vanno in direzione della Lega. Ecco, come si legge questa tabella qui? Questi sono in migliaia, questi sono voti assoluti, non sono le percentuali, così capiamo meglio la dimensione del fenomeno. Si leggono per riga i voti che erano nel 2013 di queste liste che vedete qui infiancata e che a partire dalla prima, questo è l'ordine a sinistra-destra, anche se quest'ordine ormai è diventato forse un po' obsoleto, ma insomma per capirci noi abbiamo seguito quest'ordine, per esempio da SEL più Rifondazione Comunista, è la prima riga, come si sono distribuiti tra tutte le liste o aggregazioni di liste che si sono presentate in questa circostanza alle elezioni politiche del 2018. Alcune liste le abbiamo dovute aggregare perché altrimenti il metodo non funziona, in particolare quelle di dimensioni minori, e quindi queste lo vedete lì quali sono grosso modo le aggregazioni, e le altre le potete immaginare. Se avete poi qualche quesito specifico su questo lo possiamo vedere. Allora, la cosa più interessante io credo che sia proprio vedere questa colonna verde della Lega, perché il risultato più evidente, più eclatante forse in queste elezioni umbre è stato il successo notevole della Lega, perché dal 2013 al 2018, in 5 anni, la Lega è passata da 3.000 voti a 103.000, quindi da zero praticamente al risultato di oggi, ed è evidentemente una crescita molto molto forte. Chi l'ha determinata? L'ha determinata, vedete, lì lo vedete, si vede chiaramente, in primo luogo il PDL, che era analizzato in origine insieme alla Lega, ma la Lega non esisteva praticamente, quindi era PDL e basta sostanzialmente, che ha ceduto alla Lega 35.000 voti circa. Che succede? Ecco, 35.000 voti circa. Poi viene il Movimento 5 Stelle come contributore al successo della Lega, con altri 28.000 voti. Poi viene... questo è interessante perché vuol dire che il Movimento 5 Stelle non è soltanto destinatario di voti in cerca di una certa rappresentanza, ma è anche un movimento che prende questi voti e li trasferisce anche ad altri. Per cui il Movimento 5 Stelle, che nel 2013 aveva avuto un enorme successo, tanto che oggi non è che abbia aumentato i voti, anzi forse li ha diminuiti di qualche migliaio, quel movimento una parte di quei voti li ha trasferiti alla Lega, quindi non è destinatario finale, quindi finale nessuno è destinatario finale, come dimostrano le elezioni anche del passato, ma insomma non è soltanto un partito che è destinatario di voti in cerca di quella rappresentanza in quel momento, ma anche di voti che passano in quello snodo e poi magari si dirigono da qualche altra parte, in particolare dalla Lega, verso la Lega. Poi c'è il PD tra i partiti, che cede alla Lega 17-18.000 voti, ma prima del PD c'è il non voto, come vedete in basso, cioè quelli che non avevano votato nel 2013, che invece sono tornati a votare questa volta, particolarmente motivati evidentemente, nonostante che la tendenza al voto sia pure stata leggermente calante, la tendenza alla partecipazione, sono tornati a votare e l'hanno fatto per la Lega. Quelli che sono tornati a votare, che sono pochi tutto sommato, li vedete in quell'ultima riga, sono 20-30.000 forse, 30.000 circa, questi il 2/3, 20.000 hanno votato per la, anche più, 70% hanno votato
per la Lega. Ecco, quindi questo è il successo della Lega, viene da tante parti, viene sicuramente dal centrodestra, viene dal Movimento 5 Stelle, che a sua volta l'aveva presi dal centrosinistra e dal centrodestra, quindi qui non è facile capire naturalmente da dove viene, però mi pare evidente che il voto alla Lega è largamente un voto invece di destra, di centrodestra, molto poco, forse meno alimentato dal PD di quanto non si creda. Questa è l'impressione che ho ricavato da questi flussi, guardandoli anche insieme a quelli precedenti. Poi ovviamente l'altra cosa da notare in questa tabella è che il PD, che ha avuto un tracollo di voti, che ha perso 100.000 voti circa, li ha persi in direzione di varie direzioni, oltre che la Lega che abbiamo detto, 30.000 nei confronti del Movimento 5 Stelle, altri 16.000 verso il non voto, altri distribuiti un po' ovunque, poco distribuiti verso la sinistra, diciamo verso Liberi e Uguali, che qui sono analizzati insieme alle liste di sinistra radicale, e che però complessivamente hanno preso dal PD soltanto 2.600 voti. Ecco, questo è un po' il quadro che deriva da questo quadro, da questa prima tabella. Una cosa interessante, forse che qui non compare, è che noi l'abbiamo l'analisi fatta su quattro comuni, come ho detto prima, il flusso PD-Lega è invece più forte a Città di Castello. Città di Castello ha un quadro di flussi un po' diverso dal resto, dove la tendenza verso la Lega è stata più forte anche da parte del Partito Democratico. Ecco, il successo del Movimento 5 Stelle, ecco, qui veramente non sembrerebbe emergere tanto, ma è un successo che è un consolidamento di un successo che aveva avuto la volta precedente. Bisogna ricordarsi che dal 2008 al 2013 il Movimento 5 Stelle aveva preso 63.000 voti dal PD e 30.000 o più dal PDL, 33.000 dal PDL. Ecco, quindi questo è un po' il quadro. L'altro partito chiaramente che ha perso voti, sconfitto, è la Forza Italia, che ha perso molti voti nei confronti della Lega soprattutto, ma in parte anche nei confronti dei Fratelli d'Italia, del Movimento 5 Stelle. E ecco, una cosa interessante che da vedere, ecco che per esempio che il PD, vedete che c'è anche un flusso in entrata, non solo tanti flussi in uscita, ma c'è anche uno in entrata abbastanza consistente, di 21.000-22.000 voti, che viene da Scelta Civica e dai partiti di centro. Questo è interessante perché quei voti lì sono andati in gran parte al PD, e quello non aveva più rappresentanza, erano 50.000 voti che adesso non avevano più una rappresentanza diretta nelle liste di centro, sono andati molti al PD, sono andati anche alle altre liste di centro-sinistra, in parte sono andati anche a Fratelli d'Italia, ad altre liste, poco a Forza Italia. Quindi ecco, però se si vede, vedete, Scelta Civica cede voti al PD, cede voti a Fratelli d'Italia, Forza Italia cede voti alla Lega, insomma l'impressione che si ha da questi voti, non tanto un'impressione, un po' più di un'impressione, è che tutti i partiti tradizionali abbiano cambiato la composizione del loro elettorato a vantaggio delle componenti più moderate, tutti. Il PD chiaramente, Forza Italia anche. E anche, addirittura anche il Fratelli d'Italia, che prende voti dal Forza Italia, da Scelta Civica, e quindi sicuramente componenti più, diciamo, un po' più centrali nel sistema politico umbro. Ecco, questo è il quadro generale. Poi dopo, se avete qualche curiosità, ci possiamo tornare. Andrei adesso invece a vedere che come hanno votato i giovani, sostanzialmente i giovanissimi, come dicevo prima, che quelli di 18-25 anni, lo possiamo vedere confrontando la Camera col Senato, come dicevo, e questi sono, quanti sono? 47.000. Ecco, la prima cosa da notare, se lo vedete qui sulla destra in basso, non è vero che i giovani hanno votato meno degli altri. Il voto inteso come voto assegnato a dei partiti
e non voto inteso invece come non presentarsi al seggio o votare scheda bianca o nulla, è un voto che è, per i giovani è stato una, diciamo, la propensione al non voto da questo punto di vista è stata minore rispetto all'elettorato nel suo complesso. 21% di giovani non ha espresso un voto di quei 47.000 e contro il 24% di tutti. È un confronto non del tutto omogeneo, è una sorpresa anche questa? Un po' sì, si diceva, sono stati fatti appelli al voto ai giovani, si diceva che più della metà non volevano votare. In realtà non è avvenuto, non era avvenuto nemmeno la volta precedente, non si capisce come nascano queste campagne di comunicazione, non era avvenuto nemmeno nel 2013, era avvenuto esattamente come adesso, presso a poco. E però, ecco, non è del tutto confrontabile perché tra i tutti ci sono alcuni che non votano non per disaffezione, ma non votano perché non possono, penso ai grandi anziani, penso ai malati, eccetera, che ovviamente è cosa che non riguarda i giovani. Quindi il confronto non è, però è evidente che anche al netto di questo, certamente i giovani non hanno votato meno degli altri. Ecco, chi hanno, dove sono andate le preferenze dei giovani? Sono andate decisamente verso il Movimento 5 Stelle. Tra i giovani ha preso il 33,4%, tra tutti il 27,5%. È andato anche alle formazioni di destra. La destra non coalizzata con Forza Italia e Lega, quella di Casa Pound e le altre liste numerose, che erano quasi tutte di destra, tra i giovani hanno preso il 9%, mentre tra tutto l'elettorato il 3% circa. Quindi questo è un altro dato molto rilevante. E un altro significativo, pure di segno opposto, è che i giovani hanno votato per le altre liste di centrosinistra, tra cui Più Europa della Bonino. Lo dico perché anche questo non è una novità del tutto, perché nel 2013 una scelta analoga, una tendenza di alcuna parte dei giovani, minoritaria evidentemente, dei giovani che ha fatto questa scelta, una scelta analoga era a vantaggio di scelta civica delle liste di centro. Quindi si conferma che una parte dell'elettorato giovanile va verso queste liste più laico centrali del sistema politico. Ecco, invece evidentemente il conto viene pagato da tutti gli altri partiti, perché il PD tra i giovani prende il 17,2%, tra tutti il 24,8%, Fratelli d'Italia 3,2 contro 4,9, Forza Italia 8,3 contro 11,7, e anche la sinistra, Libero Uguale e la sinistra radicale, 4,3 tra i giovani, 5,2 tra gli altri. Quindi questo è il quadro anche dal punto di vista del voto dei giovani. Europea e Camera. Ecco, non è che ripetiamo, qui vedete non c'è tanto da commentare, non sono tante cose in evidenza. La cosa più importante, come dicevo prima, è la penultima riga, quella del non voto delle europee. Questi erano 160.000 persone che non avevano votato alle europee e che sono tornate al voto per queste elezioni politiche. Questi hanno votato in massa per la Lega. Allora, che cosa si può dire qui? Queste erano elezioni europee. Erano elettori che non erano interessati ai temi europei, contrari all'Europa, eccetera, che quindi hanno votato per la Lega con una certa coerenza rispetto alle posizioni molto critiche della Lega nel confronto dell'Unione Europea? In parte è così. Per il Movimento 5 Stelle questo non è avvenuto, anche il Movimento 5 Stelle è una posizione critica, però i voti presi, questi di astensionismo, sono andati al Movimento 5 Stelle in misura molto molto minore. 10.000 contro quasi 50.000 che sono andati invece alla Lega. Ecco, questi però erano, chi sono gli astenuti del 2014? Gli astenuti del 2014 sono di provenienza prevalentemente centrodestra e in parte anche Movimento 5 Stelle.
nel 2014 non hanno votato, avevano votato precedentemente alle politiche, ma non hanno votato alle europee, soprattutto elettori di centrodestra, Forza Italia in particolare, e del Movimento 5 Stelle. Quello è il bacino del non voto che è tornato anche a votare, e quello è andato in gran parte alla Lega. È andato in gran parte alla Lega. Ecco, qui l'altra cosa interessante da vedere è la riga del PD, invece, ovviamente, perché il PD, che nel 2014 aveva avuto un successo straordinario, nel 2018 ha avuto una sconfitta straordinaria, perdendo più di un centinaio di migliaia di voti. E questi sono andati per la metà al Movimento 5 Stelle e per un'altra quota molto rilevante, 34.000, alla Lega. Quindi questo è il quadro del arretramento molto grave del PD. Poco, ecco, sono andati poco, però ecco, questi elettori delusi dal PDR, perché quello del 2014 era quello che Diamanti chiama il PDR, il partito di Renzi. Il Partito Democratico Renziano, i delusi di questo Partito Democratico sono andati al Movimento 5 Stelle e alla Lega, non sono andati alla sinistra radicale, ce ne sono andati soltanto 5.000 contro i 50.000 del Movimento 5 Stelle e i 35.000 della Lega. Quindi questa è un'altra cosa da notare in questa tabella. Poi l'ultima tabella invece è il confronto tra le regionali del 2015 e la Camera del 2018. Qui lo stesso, la riga che conta è la penultima, quella relativa al non voto. Qui quelli che non avevano votato alle regionali erano ancora di più, molti di più di quelli che non avevano votato alle europee, e sono tornati al voto, quindi in massa sono tantissimi. E anche qui quello che si vede è che questi voti vanno soprattutto al Movimento 5 Stelle, 66.000 circa, e la metà di questi, 33.000, vanno alla Lega. E però una parte va anche al Partito Democratico, che prende 22.000 voti. 6.000 vanno alla sinistra, all'EU e alla sinistra radicale. Scusa, Bruno, quanti sono in assoluto che sono tornati al voto? Che sono tornati al voto sono 310 meno 156.000, 155.000 circa. 155.000 circa. 155.000. E questo è l'orientamento di questi elettori. Ecco, io vi posso far vedere qualche altra cosa, adesso qualche mappa, poi abbiamo finito. Questo è forse più divertente. Aspetta, Rometti, tu che sei un territorialista, guarda questa mappa. Questo è il voto. Questo è il voto. Questo ce l'ha fatta il Politecnico di Torino, con cui la collaborazione l'abbiamo già iniziata. È la proiezione sul territorio del Comune di Perugia, soltanto per il Comune di Perugia, del voto alle diverse coalizioni, diciamo centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Ecco, vedete, certo gli elettori sono più concentrati nella zona centrale, che è quella che voi sapete meglio di me. Adesso chi non lo sapesse, conoscesse bene Perugia, lo può vedere qui. La zona centrale è quella dove lì c'è scritto Perugia, no? Sì, la città. Quella è la città, Ponte Felcino, Ponte San Giovanni, vedete, quella lì, quel cuore lì, quello è il cuore urbano della città. E allora andiamo a rivedere, ecco, nel cuore urbano il centro-sinistra non se la cava poi tanto male, e invece è tutto intorno che è tutto blu, salvo alcune zone. Sant'Orfano, San Fagnano, Ponte Petriolo, il giallo è dove ha vinto il Movimento 5 Stelle. Non lo so, mentre non abbiamo guardato.
Quello dalle parti di Corciano, che c'è da quelle parti là? No, di Corciano, di Torgiano, Torgiano. Torgiano. Vabbè. Va bene, quest'altra mappa invece ci dice l'intensità del voto al centro-sinistra. Prima dicevo che anche questi flussi hanno connotato il Partito Democratico un po' più come partito moderato, così come peraltro gli altri partiti tradizionali. E questo ha anche un riflesso, no? Con cessione di voti al Movimento 5 Stelle e alla Lega e acquisizione dalla Scelta Civica. Questo ha anche diciamo un riflesso territoriale, per cui è il partito che diventa più delle aree urbane, perché quei voti di Scelta Civica non è che venissero dalle nostre campagne, venivano soprattutto dalle aree urbane. E qui si vede pure che l'intensità di voto al centro-sinistra nell'area urbana in effetti è maggiore. Non bisogna farsi ingannare dalla dimensione di queste aree, perché quelle altre sono frazioni con meno abitanti, nell'area urbana ci sono un sacco di persone naturalmente, quindi qui sembrerebbe non particolarmente estesa, ma lì ci stanno tantissime persone. Ecco, adesso ho finito.